Ciao a tutti, io sono Yuri, questa è la mia palestra ed oggi voglio costruirmi una grip machine. Avete capito bene, quest'oggi voglio realizzarmi una grip machine. Molti di voi si staranno chiedendo cosa diavolo è questo attrezzo, all'incirca questa cosa qui. Ovvero un aggeggio utile per allenare la forza della presa con grossi carichi. Innanzitutto però devo fare una precisazione e un ringraziamento particolare a Marco Gelmini, ovvero colui che mi ha dato l'idea di realizzare questo macchinario che neanche io conoscevo prima che lui me ne parlasse. Marco è un mio amico, ma soprattutto un atleta fortissimo di powerlifting, strongman e tutto ciò che riguarda l'allenamento della forza. Anche lui ha un canale YouTube. Quindi mi raccomando, non perdete tempo, andate subito a iscrivervi. Trovate un link già qui sopra da qualche parte, ma qui sotto in descrizione trovate sempre il suo link. Quindi andate subito ad iscrivervi perché vi garantisco che non ve ne pentirete, in quanto pubblica settimanalmente video con consigli, suggerimenti, migliaia di informazioni utilissime per tutto quello che riguarda l'allenamento della forza e non. Quindi è stato proprio lui appunto a suggerirmi di costruire questo macchinario, perciò se dovesse venire fuori una gran figata è solamente merito di Marco. Intanto andate a iscrivervi al suo canale, poi tornate qui, iscrivetevi anche al mio e solo dopodiché possiamo partire con il progetto. La prima cosa da fare per andare a creare la nostra grip machine è la base, una semplice base a forma di H che ricavo da questi scarti di tubolare quadrato da 40 mm. Ecco qui la struttura di base. Semplicissima. È circa un 40 cm per 20-25. Non sono così importanti le misure. Per la parte successiva ci servono invece due ferri che scorrono uno dentro l'altro. Ok, possono essere sia quadrati ma anche tondi. Io ho questi in giro e quindi userò questi che sono da rispettivamente 3 cm quello interno e 30 mm quello interno e 35 quello esterno. Quello interno andrà a formare l'altezza della grip machine e quindi lo taglio a, ho ipotizzato un 75 cm, che è un'altezza che mi sembra adeguata, mentre quello esterno dovrò farlo un po' più breve, un po' più corto, in modo che possa scorrere su e giù, e lo farò una ventina di centimetri in meno, quindi 50-55 cm. Prepariamo anche i due tubi da 50 mm in cui andranno caricati i dischi che quindi salderò così al binario che scorre su e giù. Oltre a questi tagliamo anche subito le manopole in cui afferrarlo e quindi con il solito tubolare da 33 mm. Una sopra e le due sotto. Per strizzare, per stringere. Procediamo quindi saldando la base che abbiamo tagliato con la mia nuovissima maschera da saldatura. Ora sì che si farà il salto di qualità. Una volta saldata la base, passiamo a metterci il ferro più sottile, dritto, da 75 cm. Eccoci a questo punto, abbiamo il binario
con porta dischi. Mancano solo due manopole qui e la manopola sopra. Eccoci qua con il carrello saldato e manca solo piazzarci sopra questo. Prima di fissarlo però do una smerigliatina a lui, che sono più comodo, se no dopo non posso più tirarlo fuori. Ok, non mi resta che saldargli sopra l'ultimo tubo, ovviamente dopo averci infilato questo, se no come ce lo infilo. Per farlo adagiare meglio però vado a smussare per farlo un po' concavo, così che il tondo ci si infila giù bene. Proviamo. Beh, non male. Facciamo un dettaglio. Allora, così che ci piazzo sopra il tondo e così posso saldarlo. Eccola qui, la nostra grip machine. Bene, ho già voglia di testarla con un po' di carico, però non dimentichiamoci che c'è anche da verniciarla e per quello ci vorrà un po'. Quindi direi che possiamo passare subito alla fase di preparazione alla verniciatura. Lo farò nero, come al solito, però non tutto. Le parti che su cui deve scorrere qualcosa, quindi la parte centrale e i due carichi per i dischi, li lascio così come sono, perché tanto infilando e scorrendo verrebbe via subito la vernice. Quindi prima di tutto devo coprire queste parti che non vanno verniciate. Eccolo qui, fondo antiruggine completato, e quindi non resta che fare la finitura nera. Come per magia, eccolo qui, verniciatura completata. Bomba! Direi che corriamo subito a provarla. Ok ragazzi, la grip machine si può considerare conclusa. Ora mettiamola alla prova. Carichiamo. Dischi. 10 a 10. Tiro su. E via. Direi alla grande, e così è anche del giro. Ed è realizzata in modo che ci possono stare qualsiasi tipo di disco, anche quelli più grossi da 45 cm, quindi anche dei bumper volendo. Vediamo come si comporta con 60 kg.
fantastica. Quindi che dire, grazie ancora Marco per avermi fatto conoscere questo magico attrezzo e avermi proposto di costruirlo. Direi che te lo sei meritato, perché adesso io glielo manderò e vedremo cosa ne pensa anche un vero strongman. Quindi mi raccomando, andate a iscrivervi al suo canale, il link è qua sotto in descrizione. Iscrivetevi anche al mio se ritenete che questo tipo di contenuti vi possa interessare. Lasciate un mi piace e rimanete connessi perché stanno arrivando moltissimi video interessantissimi. Alla prossima. Boom.